Buongiorno a tutti da Luca di Scacciati di investire.biz, benvenuti in una nuova puntata di Caffè Mercati. Oggi è mercoledì 12 agosto 2020. Andiamo subito sulla piattaforma di Kimura Trading perché dobbiamo andare a vedere quello che è successo sulle borse americane nella giornata di ieri. Infatti, ieri per davvero pochissimo non sono stati segnati nuovi massimi storici, nuovi massimi che sarebbero stati decisamente importanti perché avrebbero superato il massimo storico segnato nel mese di febbraio, proprio prima dell'inizio del crollo dovuto all'esplosione, diciamo, della situazione Covid a livello internazionale. Tra l'altro, da segnalare che è stata formata una candela particolarmente negativa, che in analisi tecnica viene chiamata engulfing, ovvero una candela che va ad incorporare il range massimo minimo della giornata precedente. In questo caso, la candela ha dei connotati ancora più negativi perché oltre alla candela del giorno precedente va ad inglobare anche il range massimo minimo del giorno ancora precedente, quindi ingloba 2 giorni. Una candela di questo tipo su dei massimi così importanti sicuramente è un forte segno di debolezza, anche se il trend rialzista ancora non viene intaccato per il momento. Andiamo a vedere un altro strumento che sta facendo molto bene nel medio-lungo termine, ma che nelle ultime sedute, come avevamo segnalato durante lo scorso webinar del lunedì, sta scendendo e dal livello di 2075 dollari per oncia in questo momento ci troviamo a 1895. Non sono esclusi ulteriori ribassi, come avevamo anticipato al webinar del lunedì, fino in area 1800 dollari per oncia. Devo dire però appunto che noi come strategia stiamo già accumulando, dato che nel lungo termine comunque ci aspettiamo un oro che continuerà a salire e segnerà ulteriori massimi. Come abbiamo già detto più volte, le condizioni macroeconomiche e le politiche espansive da parte di tutte le banche centrali del mondo molto probabilmente favoriranno l'investimento in oro, che potrebbe raggiungere nei prossimi mesi anche il livello di 3.000 dollari per oncia. Quindi approfittiamo di questi ribassi per accumulare posizioni nel nostro portfolio. Interessante la situazione sul Bitcoin, anche qui siamo rialzisti da diverso tempo, nelle ultime sedute c'è stata un po' di debolezza, ma i prezzi rimangono comunque al di sopra di questa linea orizzontale, di questa zona supportiva molto importante, quindi rimaniamo convinti che i prezzi potranno continuare la loro scalata al rialzo, arrivando prima a 13.000 dollari e poi anche a massimi superiori. Perché questo livello di 9.975, quest'area diciamo compresa tra 9.970 e 10.500 è importante? Beh, lo vediamo perché in passato già i prezzi hanno utilizzato questa zona come resistenza e in particolare appunto vediamo questa candela che ci fa capire appunto come tutta questa zona che abbiamo individuato possa essere una zona estremamente valida come supporto. Infatti ricordiamo che nel momento in cui i prezzi segnano una resistenza, nel momento in cui questa resistenza viene rotta e viene rotta con forza, come è successo in questo caso, beh, questo livello diventa appunto una zona supportiva dove poter posizionarsi al rialzo. Quindi per chi ancora non fosse long, sicuramente questa fascia di prezzo è una fascia interessante per posizionarsi al rialzo sul Bitcoin. Andiamo a vedere l'ultimo grafico di oggi, stiamo parlando del DAX, l'indice tedesco, probabilmente l'indice più importante in tutta Europa. Nonostante l'America, come abbiamo visto all'inizio della videoanalisi, abbia segnato una giornata molto negativa ieri, il DAX parte bene e continua nella formazione di questo triangolo rialzista che lascia presumere dei nuovi massimi che potranno probabilmente arrivare a breve. Siamo anche molto vicino ai massimi storici segnati anche in questo caso
nei precedenti mesi, nel periodo, diciamo, precedente all'esplosione del Covid. Da segnalare anche il sentiment trading, che in questo momento vede il 78% dei trader retail posizionati short, quindi 78% dei trader che pensano che il mercato possa scendere. Questa è una forte indicazione, appunto, che il mercato possa fare esattamente il contrario e quindi continuare a salire. Da fare attenzione, perché sono appena usciti i dati riguardanti l'economia inglese e sono tutti quanti in negativo. Vediamo che vanno da un meno 30% a un meno 20%, in particolare da segnalare il PIL del secondo trimestre, che segna un meno 20%. Quindi c'è sempre lo spauracchio del motivo per cui la borsa americana ieri è andata molto male, di una pesante recessione sempre dovuta al Covid, appunto. Oggi giornata importante anche per i dati macroeconomici in America, infatti ci aspettiamo l'indice dei principali prezzi al consumo, ma anche le scorte di petrolio greggio. Quindi attenzione, potrete tenere monitorato i dati macroeconomici dalla pagina calendario economico del sito investire.biz. Io vi do appuntamento a questo pomeriggio alle ore 16, avremo il trading live, e poi alle 18 la rubrica settimanale Il denaro non dorme mai. A più tardi e buon trading a tutti.